Allora, allora, esatto, la panchina. Davide, buongiorno. Manca la panchina perché ti eri abituato ai bei 12, invece siamo tornati a quella merda dei 7 giocatori. Pecolo, Magnani, Anna, Muldur, Magnanelli, il mitico Magnanelli. Porco cane, ci stava a FIFA 12 ancora. Cazzo, stai Magnanelli, eccolo qua, 35 anni nel 2020, 35 anni, Burabia, Boga, Raspadori, Burabia, Boga e Raspadori, ok. Ok, sembra che... Ah, i rigori... Tu hai messo Berardi, però ha caputo, gli tira un po' meglio forse. Lucioni, uno di uno positivo al corpo. Chi è Lucioni? Lucioni. Che cazzo è Lucioni? Ma qualcuno gioca nel Benevento? Ah, ma sedesimo. Lucioni. Che cazzo è Lucioni? Ah, mi ricordo qualcuno da Lecce se, che... Ah, a uno. Porca troia, oh, l'unico tossico della Serie A ho piato io. Porca puttana. Vabbè. Qua potevo andare. Qua dentro o fuori, eh? Sì, dopo c'è stai te, Lecce e... Cazzo, mi scordo sempre l'avversario tuo. Ah, sbagliato lead. Verde contro celeste chiaro, va bene. Ok, ah, Wembley. Beh, un bel Sassuolo Celta Vigo, Wembley, che fanno giochi. Allora, Davide, tu presi il Sassuolo due edizioni fa, mi ricordo. Non andò tanto bene, mi sa. So, forse hai fatto ottavi, quarti di finale. Già se uno arriva ai quarti, diciamo, può essere non considerata fallimentare la cosa. Ottavi proprio... Boh.
sedicesimi, se esce sedicesimi è fallito. Primo turno mi sa pure a me. Però vabbè, certo il sorteggio non è stato proprio buono, per Saltavivo è 4 stelle. Io una volta l'ho preso il Saltavivo, mi pare. Io feci poca strada comunque. E comunque se dovessi passare, sopra mi sembra che c'è due squadre da 2 stelle. Quindi ci avresti in teoria la strada spianata per i quarti. Contro l'americana. Io sto a fare la curiosità, vado a vedere. Ma sono dedicato alla curiosità. Intanto dimmi le tattiche. Giù destra. Ok. Questa era la seconda coppa dei pupetti. Eh sì, Los Angeles FC, no, è lei, quella dei Galaxy. L'FC, giù destra, quindi togliamo sinistra e su. E un po' del Sassuolo è un po' più fortunato di 2 edizioni fa, anche se l'avversario oggi perse un sedicesimo in finale, un bello tosto. Siete con, no, con te, come si dice, corregionali te e Simone, Davide e Simone, Brindisi Lecce, ai Berardi, gol! Porta vantaggio Sassuolo, Berardi, che cazzo si chiama Berardi di nome, Davide, Daniele, quest'altra faccia ragazzo, Mimmo, ma perché dice, sta scritto di Berardi? Ah, Domenico, Domenico, sì, Federica, senti quell'altro, Nicola. Ugo Berardi. Gianfilippo Berardi, vabbè, comunque 1-0, bene. Bene. Mi sono fermato un attimo al centro commerciale a vedere un'occhiata per comprare la carne di cane, ho dato un'occhiata al gioco al negozio dei giochi per la Sopes 2017. Vediamo se ci fa fare qualcosa. Intanto vediamo se funziona. 5 euro. Sigismundo. E quello nuovo, non si prende, si scarica. Però non c'è la modalità nostra, mi sa. Devo approfondire bene, ma no, non credo c'è CPU contro CPU. A parte dicono che hanno fatto un gioco del merda. Però se non c'è la modalità nostra, che dobbiamo fare? Mentre il 2021 pure non c'è la copia fisica, si scarica soltanto. Però è tale e quale, a questo qua solo che c'ha le rose aggiornate. Insomma, che cazzo si può fare? Magari Simo, dopo che eravamo passati a FIFA, anzi manco avremmo cominciato con PES se FIFA avesse permesso di fare sta roba. Praticamente FIFA non ha mai permesso di fare sta roba. O giochi te o niente. E no, non si può fare. A FIFA 22 mi ricordo, quindi l'ultimo uscito, la cosa proprio che più che faceva fa, ti faceva fa sta modalità, però non vedevi la partita, vedi un radar con dei triangolini che si muovevano, il pallone, e vaffanculo. A meno che non decidi di essere il portiere, però come cazzo famo? Cioè non c'è modo. Non so perché non hanno mai fatto sta cosa. Sì, se può pure fare, ci sarà la faccia nelle rose aggiornate. Devo dare un'occhiata. Tanto il sito che fa le patch in italiano è sempre quello, pesteam.it. Guarda che scavetto il Diorici, perché come cazzo si chiama lì il caputo.
Qua bisognerebbe, esatto, che lo dici? Io parla sempre da solo come un coglione. Bisognerebbe approfondire, sì, che lo dici? Bisognerebbe approfondire un attimo la storia su con Luca. Luca è il capoccione dei de Noisei. Vabbè, tu fai c'è sta nessuno, penso tu via già da supera. Già spiega meglio vedere tu via. Allora, il problema sai qual è? Il problema è la PlayStation 4, perché io ho visto che con su vari canali tu, YouTube, Twitch, praticamente la gente fa le conferenze, insomma, parlano più di una persona, no? Fanno le live, parlano in 4, 5, però lo fanno dal PC, quindi usano un programma che pure che fosse, se fosse qualcosa da pagare lo pago, sti cazzi, porca troia, basta che non mi si secca la bocca solo a me, e usano sto cazzo di coso dal PC. Ah, legge e scrive, ammazza, ma davvero Cristian sa riconoscere lettere, numeri, però da qua a leggere. Comunque le stavo a dire, e con la PlayStation 4 cambia tutto, perché comunque questo programma no, è fatto col PC, come sempre praticamente è l'unica, per non abitare vicini siamo dovuti andare una a Cisterna e l'altro a cazzo abita a Borgo Piave, lì vabbè. Vabbè, però ci siamo riavvicinati lo stesso con questa cosa, no? E praticamente sì, tocca un attimo approfondire, perché io le ste conferenze qua, che questi che parlano e fanno sulla PlayStation 4 non ho visto. Sul PC fanno sta roba. Sulla PlayStation 4 si poteva fare il party, però che comporta il party? Il party comporta che intanto dobbiamo avere tutti la PlayStation 4, comunque chi vuole partecipare alla chat deve avere la PlayStation 4, fa il party, però il problema qual è? L'abbiamo fatta la prova con Luca, è riuscito pure, il problema è un altro, il problema è il tempo di risposta fra il gioco e la chat, quindi Luca parlava, però diceva le cose mezzo minuto prima insomma non c'era mezzo minuto, 15 secondi, 30 secondi di distacco fra l'immagine e la chat, quindi è una merda. E praticamente io magari sto a fare la telecronaca di questa partita, Sassuolo Sartarico, allora Berardi, Berardi, tiro e gol. Ok? Tu stai ancora a vedere la cosa dei 20 secondi prima. Ma la chat? Noi quando avevamo fatto la prova era abbastanza in ritardo, era quindi almeno 15 secondi. Praticamente ogni cosa che dicevo era uno spoiler. Quindi abbiamo lasciato perdere. E poi comunque comporta da avere la PlayStation 4. No, la 4. La PS3, no, la 4. Sulla 3 non si possono fare party, non credo. A meno che non si fa una col telefonino, una videoconferenza al telefonino e con WhatsApp. Come si può fare? Su WhatsApp pure si possono fare le cose di gruppo. Quando c'è la partita si collegano tutti e parlano tutti. Mi sembra la cosa più semplice da affrontare. Certo, chi si vuole collegare? Nessuno è obbligato, ma manco adesso nessuno è obbligato.
Cosa potrebbe fare? Praticamente ognuno c'ha il telefonino. Chiaramente Dick è tagliato fuori da sta cosa perché quello non c'ha l'iPhone, non c'ha WhatsApp, c'ha un cazzo. Devo parlare con Luca, il capoccione del gruppo è lui. E comunque ragazzi, se conoscete pure te, Davide, se conosci Incesto che può prendere il... Pensa a Monnezza a fare sto gioco, l'ho sentito ieri, porco cane. Stavo a guidare solo e poi ho dovuto salutare perché praticamente c'avevo Steven in macchina, c'ho il cane dietro. Mi sono trovato Steven davanti, si è sganciato, porco cane, mentre guidavo stava davanti. Mi sono dovuto fermare. Oh! Adesso è maniato salto slavo. Mi sono dovuto fermare e quindi ho salutato perché ho dovuto riagganciare Steven, macello. Capire questo caldo, porco cane. No, tocca parlare con Luca, dai. Con Luca a Novara. Se lo fa da qualcosa con WhatsApp. Mamma mia, sì, il latte con... Latte, cereali, latte freddo, naturalmente caldo. Il bicchiere con i cereali e la mela con la buccia. Che potesse vomitarla adesso, porco cane, dopo 20 anni. Bello, comunque gioca bene il Sassuolo, eccolo. Mannaggia la puttana, però se stanno a mangiare a doppio, a ripetizione. Mi ha mollato Sassuolo, non mi ricordavo di giocare così bene. Ma sì, pure dopo la prima bombetta già era out. Ce li fa. Ma hai sappiato fuoco il campo nomadi di sta sua puntina? Arriva completamente fuoco. Mo' smetteranno di tirare sassi in passo a macchina, sti figli di puttana. A parte mo' che vedo cazzo li mettono. Non so quanti erano lì. Sì, Twitch, bannami, mi stanno sul cazzo i nomadi, bannami! Hanno messo l'ex Rossi Sud, va bene. Ma così, cioè, mo fammi capire, così le roulotte hanno preso fuoco, stanno sotto gli alberi, che fanno? Ma io dico perché, bello, meritato raddoppio finalmente, Sassuolo mette la firma sugli ottavi di finale, per me, caputo. Ha giocato veramente bene, sì. E mo c'è pure la strada spianata per i quarti, perché sopra stanno due squadre per cazzo, sta il club Guaranai, Guarani, che cazzo è, Paraguayani, contro l'Aberdeen, capirà, cioè, la scozzese da due stelle. Si è diplomato, caputo? Ha fatto tutto in ritardo sto cazzo, caputo? Rampos Flampor 2020, migliore della serie. Ciao Rampos Flampor 2020 è il meglio. Boh, noi usiamo questo perché usiamo il 19, noi usiamo il 20. Boh. Non so se è meglio. Praticamente io a sto gioco ci ho fatto 500 partite, però non ho fatto manco una partita perché giochiamo sempre CPU contro CPU. Beh, non so. Non l'hai portato l'Italia?
Vabbè, le qualificazioni su, poi ai mondiali le rose si ridanno, le qualificazioni, qualche esperimento l'ho portato pure qualcuno strano nell'Inghilterra, tipo Mount l'ho portato ieri, ha giocato pure male però, bocciato. Dai, vai a fa' sto cazzo 3-0 sti spagnoli, su. Palla. No, Gnabry è un bastardo tedesco, che poi del tedesco non c'è un cazzo. Lo so perché ai mondiali mi ha segnato contro l'Inghilterra, mi ha buttato fuori. Cioè no, non mi ha segnato, fece il cross per il gol per 1-0, Inghilterra-Germania. Gioca il Bayern Monaco. È un esterno destro, mi pare. Magari. L'Inghilterra non c'ha questa grande nazionale, cioè, se proprio all'Inghilterra di 15 anni fa era una nazionale con i coglioni, no, diciamo una nazionale buona, ma non c'ha giocatori che abbiano nazionali più forti, Brasile, Argentina, già sta a pensare ai prossimi mondiali. Dai. La propria se non li vince, se li vince diventa detentrice. Vabbè, Sassuolo avanti agli ottavi. Con grande merito. Togli hanno fatto sto bell'assist. E a volte non c'è bisogno di chiamarsi Beckham e Owen, no? Per fare una bella azione, anche Torian Belardo. Pensavo più pericoloso sto saltavico, meglio così. Qua si è mangiato proprio Juricic, Madonna, ottimo stop, però poi ha tirato come cazzo, ha fatto a mangiarsi un gol così più facile. Facile segnare sbagliato. Paolo Berardi poteva chiuderla, sta pure bravo il portiere, adesso niente, ammazza, l'ha ammazzato i tiri io, qua pure 3 ore che girasse, però poi si è rifatto, anche se qua diciamo il portiere del Saltavivo ha dato una grande mano, quest'uscita proprio. Vabbè, però Cavuto è stato bravo pure a anticipare il difensore, reattività, passa al Sassuolo, il Saltavico torna a casa al primo turno, meno de match Berardi, e adesso Real Valladolid Lecce, giusto a vedere qualche risultato. A Sassuolo giocherà con l'Aberdeen agli ottavi. Mentre il Lecce se passa prenderà, capirà, il Wolverhampton. Morte certa. La Sampdoria se passa prende il Boca Junior. L'Olimpiakos se passa prende il Barnsley, porco cane. Beh, se passa l'Olimpiakos, Barnsley c'ha una stella e mezza. Oh. Ha fatto fuori gli arabi che c'hanno 3 stelle e mezza. Quindi se l'Olympiakos passa con lo Zenit c'è una strada spianata ai quarti pure lui. Mentre se passo io, vabbè, Flamengo, si sapeva. Non mi aspettavo manco io Davide, pensavo che, onestamente, pensavo che passava al Saltavico. Speravo in un supplementare di rigori. Però così nonchalance proprio la cosa più lontana che mi aspettavo. Ma io così comunque, dai. Vabbè, Simo, allora. Fa una bella foto qua e poi mi mandi la formazione, se no la famo in diretta la formazione più tardi, cioè più tardi adesso, mo stacco e riattacco subito. Quindi se vuoi fa una foto, se no la famo in diretta, dai. Farias pure, cioè. Babacar.
Baba Garda è giocato 76. Vabbè, dai, senti qua, e stacco attacco, la famo in diretta sta cosa, dai. Se no perdiamo troppo tempo, dai, dai. Ritorno subito.